Grazie a Giuseppe De Robertis anche per la sua analisi e il suo contributo, e in qualche modo sembra la parentesi proprio per aprire l'analisi con la prima sessione di questa giornata. Come diceva, anticipava il Presidente, in questa prima sessione vedremo gli interventi di David Ville e del Professor Solano. E con il Professor David Ville, vi ricordo che il Professore lavora in questo prestigioso ospedale di Londra, il Maudsley, e fa parte, è impegnato con il gruppo di Clark per l'implementazione del programma inglese di salute pubblica per l'accesso, il miglioramento dell'accesso agli interventi psicologici. È past president per l'Associazione Britannica di Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva e nel corso di questi anni ha pubblicato numerosissimi lavori scientifici e volumi sui disturbi ossessivo-compulsivi e sui dismorfismi, oltre che essere impegnato nelle valutazioni dell'efficacia della psicoterapia. Ci introduce proprio al tema di come economia e salute di fatto possano in qualche modo interagire correttamente e orientare in qualche modo scelte gloriose. Noi diciamo, il governo britannico ha fatto delle scelte che sono in qualche modo per noi attualmente un obiettivo e un sogno, e volevamo proprio così cogliere quali sono stati i contesti, gli elementi, i modelli di riferimento organizzativi, gli schemi per la formazione degli operatori che hanno avviato una vera e propria rivoluzione nel sistema assistenziale e per la cura soprattutto di depressione e disturbi d'ansia. Quindi do volentieri la parola al professore David Ville per il suo intervento e la presentazione dell'esperienza inglese. Grazie per avermi invitato. A Londra fa molto freddo e piove, è molto più piacevole essere qui. Se mi mettessi le cuffie sentirei me stesso che parla in italiano, sarebbe un'esperienza interessante. Comunque vi parlerò ora del programma nazionale inglese per migliorare l'accesso alle terapie psicologiche. È la sigla IAPT. Vorrei ringraziare il collega David Clark, che è il consulente principale del sistema sanitario nazionale, ha contribuito al mio lavoro di oggi. Se volete saperne di più sull'argomento, c'è una splendida review di Spy David nella rivista di psichiatria internazionale. Che cos'è l'IAPT? Vi posso dire qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di potenziare l'accesso ai trattamenti psicologici raccomandati dal NICE. NICE è l'Istituto Nazionale per la Salute e l'Eccellenza Clinica. È un'agenzia governativa che svolge studi di costo efficace su una serie di trattamenti fondati sull'evidenza. Ci dice cosa dovremmo erogare, cosa non dovremmo erogare e qual è il rapporto costo-benefici. Soffermeremo innanzitutto sulla depressione e sull'ansia. Tutte le forme di ansia, panico, agorafobia, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, disturbo d'ansia generalizzato, fobia sociale. Questo è il focus principale del programma. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto formando un elevato numero di psicoterapisti in servizi locali altamente specializzati. Vedrete, quando dico psicoterapisti, non intendo unicamente psicologi che ho molto di grande esperienza, che operano interventi di alta intensità, ma parlerò di altre figure professionali di operatori. Allora, come siamo arrivati a questo punto? Per fortuna, un colpo di fortuna, direi, perché c'è bisogno di avere al proprio fianco i politici che hanno i soldi in tasca. È stato per pura fortuna
che c'è stato un politico vicino al nostro primo ministro, mi pare che giocassero a tennis insieme, e era un professore di economia nel settore sanitario, conosceva l'onere, il carico implicito nella malattia mentale. I politici prima o poi problemi mentali li hanno, e quindi era un politico illuminato, è stato utile averlo dalla nostra parte. Si è messo insieme a David Clark e hanno insieme redatto un rapporto per il governo. Stiamo parlando del 2005-2006, ben prima dello scoppio della recessione. Il precedente governo ancora aveva denaro da spendere. Naturalmente sarà molto più difficile proporre le stesse argomentazioni al vostro governo di questi tempi, ma vi sto raccontando la storia. Nel 2006 i soldi c'erano da investire, avevamo progetti di costruzione in tutta Europa, il denaro circolava. L'argomentazione era che nei servizi di igiene mentale le energie si concentravano unicamente sulla cura delle psicosi, delle forme più severe, una malattia che naturalmente merita attenzione, ma che riguarda soltanto l'1% della popolazione in un dato momento temporale, mentre un disturbo di cui soffrono molti più soggetti è il disturbo d'ansia o depressivo. La prevalenza è del 15% in un dato momento nel Regno Unito, circa 6 milioni di persone ne soffrono. Alcuni ritengono che nelle forme lievi la depressione fa parte dell'essere umani, non è una forma di sofferenza, di disturbo, ma potremmo dire che ci sono sempre cose che si possono fare per migliorare la qualità di vita dei soggetti che ne sono affetti. E argomentazione importante per i politici è il costo economico. Il costo economico dei problemi di salute mentale è enorme. Quindi potreste dire che nel nostro caso la produzione persa equivaleva a 17 miliardi di sterline l'anno, 9 miliardi dei quali erano costo diretto all'erario. E questo imposte perse, indennità versate e via discorrendo. Sappiamo anche che ci sono trattamenti psicologici efficaci, ma ci sono anche delle lunghissime liste d'attesa. Naturalmente nel settore privato il tutto è più agevole, ma in Inghilterra il sistema sanitario è gratuito, quindi versiamo tutte le imposte e quando bisogna subire un intervento o una seduta terapeutica è tutto gratuito, bisogna semplicemente pagare i farmaci e altre cose periferiche all'altere, potremmo dire. Quindi sappiamo che ci sono evidenze circa la qualità della terapia psicologica, soprattutto quella cognitivo comportamentale, e ci sono evidenze che è possibile ben trattare i disturbi d'ansia. Minori evidenze ci sono circa l'efficacia della psicoterapia interpersonale o terapia comportamentale di coppia, terapia dinamica breve, counseling, per livelli diversi di depressione, ma è difficile ottenerli questi trattamenti o poter scegliere dal sistema sanitario nazionale inglese. Meno del 5% della popolazione affetta da disturbi d'ansia o depressione può accedere a queste psicoterapie. Inoltre, la maggior parte dei soggetti preferisce una psicoterapia ove possa scegliere tra la terapia farmacologica e la psicoterapia.